tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Studenti lasciati a piedi dagli scuolabus, il comune di Fano passa al contrattacco e chiede i danni alla ditta di trasporti. Non solo automobilisti e ciclisti, ma anche pedoni indisciplinati ignorano i percorsi dedicati e passano sulla nazionale in barba al pericolo. Ecco come sarà il carnevale di Fano della nuova gestione Gianmarioli & Co. Presentato oggi il programma di massima con tutte le novità. Il Giro d'Italia in mare in Maserati e l'impresa di un 39enne ligure partito da Genova e diretto a Venezia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Nuova edizione del telegiornale, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV, sul canale 17 c'è l'informazione locale. Questa sera partiamo dal problema dei trasporti. Abbiamo già detto ieri, raccontandovi il primo giorno di scuola di molti studenti, molti dei quali sono rimasti a piedi a causa di un disguido con la nuova ditta che ha vinto l'appalto per i trasporti appunto degli studenti. Ebbene, oggi siamo tornati su questo argomento, abbiamo sentito i responsabili del Comune di Fano. Il servizio di scuolabus lunedì 19 settembre riprenderà regolarmente dopo che centinaia e centinaia di ragazzi a Fano e in tutta la provincia sono rimasti appiedati perché nessuno è passato a raccoglierli agli stalli soliti. Una situazione che ha messo in agitazione famiglie e genitori che anche oggi e domani hanno dovuto tamponare una situazione non prevista con non pochi disagi. Il Comune ed i servizi educativi, parte lesa in questa vicenda, stamattina ha incontrato i vertici della società Tundo di Lecce, vincitrice della gara d'appalto per il trasporto scolastico provinciale. L'assessore Mascarin ci spiega l'esito di questo incontro. Questa mattina abbiamo incontrato i dirigenti della ditta Tundo insieme alla dirigente dei servizi educativi Grazia Mosciatti e il capo di gabinetto del sindaco dottor Cellani. Abbiamo ovviamente presentato la nostra protesta forte per i disagi che ci sono stati ieri e ovviamente abbiamo fatto presente alla ditta che ci riserviamo, come già annunciato, chiedere i danni per quello che è stato il disagio portato alle famiglie, agli utenti, ma anche all'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto conto dei motivi che hanno prodotto questo disagio e il mancato avvio del servizio di scuolabus e abbiamo richiesto tutta una serie di documentazioni come garanzia a che la partenza lunedì 19 possa essere piena e assolutamente serena per i bambini e per le famiglie. Abbiamo avuto da questo punto di vista delle rassicurazioni importanti da parte della ditta e da questo punto di vista ci teniamo insomma a confermare che lunedì 19 il servizio partirà regolarmente. Abbiamo avvisato la ditta perché comunque lunedì mattina sia io che la dirigente dei servizi educativi che i funzionari dei servizi educativi saremo anche noi distribuiti in diversi stalli in attesa insieme ai bambini degli scuolabus per controllare di persona il rispetto degli orari, dei percorsi e della qualità del servizio. Cosa hanno detto? Perché non hanno erogato il servizio per il quale loro avevano avuto l'appalto? Problemi di carattere organizzativo e logistico che hanno riguardato anche il reperimento di uomini e mezzi, legati anche a un passaggio di per sé già delicato che è quello da l'azienda che precedentemente gestiva il trasporto scolastico, la nuova azienda, appunto l'Attundo, che è l'aggiudicatrice della gara provinciale per il trasporto scolastico che riguarda anche il territorio del comune di Fano. Adesso parliamo dei pedoni, vengono considerati quando si parla di viabilità stradale l'anello debole. In realtà anche tra loro ci sono gli indisciplinati, soprattutto in questi giorni di lavori alla Darsena Borghese. Vediamo perché. Il cantiere è su da diversi giorni alla Darsena Borghese e il messaggio dell'assessore Cristian Fanesi sulla nuova circolazione pedonale in quell'area era stato molto chiaro. Non si può fare diversamente, diceva, dobbiamo spostare il passaggio a monte. Ma ahimè non aveva fatto i conti con l'inveterata difficoltà di alcuni a cambiare abitudine, anche a costo della propria incolumità. Pedoni, biciclette contromano, in questi giorni si è visto di tutto, con gravi rischi e soprattutto nelle ore di punta.
Ecco, vedete, quello che sto facendo io in questo momento è quello che assolutamente da parte di un pedone non va fatto, camminare qui a bordo della carreggiata. Come vedete, le macchine stanno sfrecciando al mio fianco, è una situazione veramente pericolosa. C'è un altro percorso da fare per i pedoni. Questo è il percorso in sicurezza da effettuare, vedete c'è l'indicazione, c'è il cartello, qui davanti ci sono le strisce pedonali e adesso naturalmente andiamo dall'altra parte, quindi anziché passare vicino alle transenne io insomma in sicurezza attraverso la strada e mi porto dalla parte opposta, quindi non lato mare ma lato monte. Qui c'è un altro passaggio pedonale, vedete sto attraversando in sicurezza, non ho niente attorno a me che mi crea pericolo e anche qui ci sono indicati dei cartelli che indicano la direzione Lido e la direzione centro e questo è il percorso giusto da fare in totale sicurezza. I lavori stanno andando benissimo, per questo ci dà un certo sollievo perché finiremo nei tempi che avevamo sempre indicato, quindi a breve potremo anche inaugurare questa nuova passeggiata, ma evidentemente se si fa il pavimento da Darsena Borghese, che è l'unico passaggio lato mare tra il centro storico e il Lido di Fano, non si può passare sopra, è impossibile perché stanno rifacendo i cordoli, poi faremo la gettata del pavimento, quindi è impossibile passare. Mi dispiace molto perché è l'unico, veramente l'unico collegamento appunto che c'è tra centro e Lido, però non si può fare altrimenti, quindi chiediamo, facciamo un appello anche attraverso i vostri microfoni affinché la gente usi il percorso che abbiamo indicato, segnalato in maniera evidente, è un po' più lungo però è sicuro. Dopo giorni e giorni di preparativi finalmente è tutto pronto per un evento che al suo debutto si intitola Aria ed è ambientato nella splendida cornice del Pincio di Fano. Sono felice per questo evento, vi ringrazio perché in questi giorni, affacciandomi dalla finestra, ho visto gente operosa, attiva, che lavorava. I rumori mi parlavano di un'attività febbrile che ha animato tutto il quartiere. Con queste parole, un abitante della zona del Pincio ha ringraziato gli organizzatori di Aria per questa ventata di iperattività che ha risvegliato questo angolo di città. È intervenuta a margine della conferenza stampa che è servita da inaugurazione all'evento dedicato alla casa che in questo fine settimana concentrerà tutto il mondo della progettazione, innovazione, architettura e recupero dell'universo casa. Certo il tempo non gli sta dando una mano, ma nonostante tutto gli organizzatori stanchi e felici sono stupiti per i consensi e l'interesse suscitato dalla loro creatura. Siete prontissimi? Siamo prontissimi, stanchi, accelerati, emozionati, chi più ne ha più ne metta, però finalmente si parte e siamo felici di accogliervi qui al Pincio, che per 3 giorni sarà casa nostra. Ecco, casa un po' di tutti, è un fermento qui attorno a noi, si lavora alacremente per arrivare alle ore 16 all'apertura. Però, insomma, grande movimento avete portato qui in questa zona della città di Fano. Sì, abbiamo portato un cantiere al Pincio, stiamo cercando di creare il meno disagio possibile, abbiamo avuto anche la riprova fortunatamente che qualcuno ci ha fatto i complimenti dei cittadini qui intorno al Pincio, quindi siamo contenti se i cittadini che abitano qui nei dintorni di non creare troppo disagio, diciamo. Come dicevamo apriamo alle ore 16, quindi fino a quell'ora avremo ancora un pochino di movimento, speriamo comunque di riuscire a terminare in tempo. Speriamo che il tempo tenga in modo che anche le operazioni di allestimento si riescano a fare velocemente. Ecco, 2 giorni intensi, tante cose da far vedere e tante cose da proporre. 3 giorni intensi, attenzione, perché noi sul venerdì ci crediamo. Esatto. Tante cose, ci chiamano da fuori Fano, da fuori Pesaro, da fuori Regione. Da Bologna. Da Bologna, e non solo, per dire ma che conferenze sono interessanti, vogliamo venire, vogliamo fare. Allora vi diciamo, le conferenze sono bellissime, guardate il programma e se piove si fanno perché si fanno la Chiesa del Suffragio. Quindi se scrivete su Google Santa Maria del Suffragio Chiesa, vi dice dov'è. Come sarà invece l'edizione 2017 del Carnevale di Fano, quello firmato dalla premiata ditta Giammarioli & Co? Oggi c'è stata un'anticipazione. Ah.
Siamo nel salone di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio. Qui questa sera viene presentato il programma di massima della carnevalesca per quello che sarà il futuro Carnevale 2017. Un impianto fondamentalmente molto diverso da quello che abbiamo visto gli anni passati. Come dice la sua presidente Flora Giammarioli, una parola è sicuramente quella che più sottolinea l'edizione di quest'anno, che sia una edizione culturale. La cultura e la creatività saranno sicuramente gli elementi distintivi. Un programma di massima, chiaramente, ma che vede in gran parte importanza rilevante per quello che è l'aspetto carristico, con 4 nuovi carri di prima categoria, 4 nuovi carri di seconda categoria, mascherate nuove, un impianto che vede un importo anche di 370.000 euro solo per questo comparto, ma che riceve nel complessivo un impatto di 700.000 euro, un carnevale nuovo non della carnevalesca ma per tutta la città, con creatività e cultura alla base, il filone, questo è il filone conduttore di questa edizione del nuovo carnevale, di questa nuova attrazione della carnevalesca eletta da pochissimo. Sentiamo appunto le parole della sua presidente. Siamo qua per presentare questo nuovo progetto e penso che sia una cosa abbastanza nuova il fatto di aver prima pensato al progetto per poi presentarlo alla città, per poi andarlo a vendere, perché questo pensiamo sia l'iter giusto da fare. Quale sarà il filone trainante? In che cosa volete che ci sia marcata una differenza rispetto alle passate edizioni? Dunque, intanto il progetto è un progetto culturale, nella più ampia accezione del termine. Quindi attraverso i valori creativi del carnevale bypassare la cultura, il turismo, l'economia, un nuovo movimento culturale proprio della città, partendo dai bambini per arrivare agli anziani. Tutti dovranno rinnamorarsi di questo carnevale, certo capiamo ci vorrà tempo, non sarà tutto immediato, però l'idea è di ricoinvolgere i fanesi al carnevale, di farli rinnamorare del proprio carnevale per andare poi fuori insieme. Un carnevale di Fano che nella sua anima ha tanti aspetti, tante sfaccettature. Alfredo Pacassoni, che è sicuramente uno che ha dato una grossa spinta in avanti a questo nuovo corso, sottolinea l'aspetto centrale, la collettività, tutti i fanesi, tutta la città deve partecipare a questa nuova versione del carnevale e soprattutto creare una nuova intensità presso le giovani leve, i ragazzi, quindi un grosso lavoro nelle scuole e saranno loro appunto i futuri protagonisti di questo nuovo corso del carnevale. Sentiamo le sue parole. Un grande investimento di un carnevale creativo con particolare riferimento alla vocazione turistica, alla valorizzazione della vocazione turistica del nostro territorio ed educativa, quindi anche un grande investimento nelle scuole perché saranno le nuove generazioni a gestire non solo il carnevale ma la città. E quindi soprattutto un carnevale per la città di Fano, questo è l'elemento distintivo che hanno voluto ribadire i consiglieri e il consiglio direttivo di questa nuova carnevalesca. Domani sabato si svolgerà alle 5:30 del pomeriggio l'ultimo appuntamento di una serie di concerti dal titolo Domeniche al San Domenico, che si trova in via Arco d'Augusto a Fano, curato dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Fano. Ad esibirsi la banda Musicando di Saltara, la stessa nell'arco del pomeriggio sarà protagonista di vari pezzi classici, colonne sonore di film e quant'altro. L'ingresso è libero, i particolari sono consultabili sulla pagina di Facebook. E adesso guardate queste immagini davvero singolari, si tratta di una Maserati, di un'automobile che è stata avvistata oggi intorno alle 16 davanti al porto di Fano. Si tratta di un'impresa che porta la firma di Marco Amoretti, è un 39enne ligure che sta facendo il giro d'Italia appunto a bordo di questa sua automobile che ha questo fuoribordo, è partito da Genova ed è diretto a Venezia ed ora appunto è transitato oggi pomeriggio davanti al porto di Fano.
Allora, in bocca al lupo. E adesso invece parliamo della Corrifano 2016, domani con partenza nel pomeriggio dal quartiere Gimar, torna la storica competizione podistica fanese. Come ogni anno si ripresenta puntuale l'appuntamento con la podistica, Corrifano 2016, anche quest'anno insomma, un appuntamento per tutti gli sportivi e le amanti della corsa. Esatto, siamo arrivati alla 21ª edizione e anche quest'anno speriamo nel bel tempo, perché se ci piove siamo finiti, dovrebbe piovere domani ma non sabato, quindi sabato con il sole speriamo a Corrifano per bambini, ragazzi e ovviamente gli adulti con la corsa degli 8,4 km. La novità di quest'anno è che abbiamo inventato la prima camminata amatoriale, perché c'è tanta gente che viene non a correre ma a camminare, quindi li facciamo camminare, a loro chiederemo solo i 2 euro di beneficenza come agli altri che corrono, nei 5 euro ci sono i 2 euro di beneficenza e quest'anno abbiamo deciso di devolverli per le zone terremotate. Ecco, come sempre il percorso è un percorso vario che permette insomma di esprimersi anche agli atleti più ferrati su ottimi livelli. Sì, il percorso è abbastanza difficile, però questi atleti che sono abituati, i nomi sono sempre quelli, tra cui Gianmarco Ceresani che ha vinto l'anno scorso, è un percorso di collina, quindi è un percorso abbastanza impegnativo di 8,4 km. Chi fa la camminata invece farà 2-3 km quasi in piano. Ecco, però insomma una giornata di festa per tutti con un risvolto anche di beneficenza. Sì, e abbiamo visto che negli ultimi anni siamo aumentati notevolmente come presenze, siamo quasi sui 500 partecipanti, ci sono tanti bambini in più e che poi fino a 17 anni la quota è gratuita, quindi invitiamo tutte le famiglie a partecipare, ci sono i 200 metri per i più piccolini, poi i 500, i 1800 e poi infine gli adulti con gli 8,4 km. Ecco, fino a che ora sarà possibile iscriversi e metodica insomma? Le iscrizioni iniziano dalle ore 15 per i bambini, fino alle 16 le prendiamo, quindi fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara dei più piccoli, mentre invece per gli adulti le prendiamo fino alle ore 17, dopodiché parte la gara e i giochi sono fatti. Allora, prima di salutarci, intanto devo ringraziare Fabio Sperandini che ci ha inviato il filmato della Maserati che sta facendo il giro d'Italia in mare. Quindi grazie al nostro telespettatore che ci ha inviato questo filmato. Poi andiamo invece e festeggiamo il compleanno di nonna Tina, Anna Mencarelli, Eusebi, di Bellocchi, che giovedì ha compiuto ben 104 anni, la vedete in questa immagine, in questa fotografia, è un viso noto anche per i telespettatori di Fano TV, ci siamo occupati di lei e l'abbiamo festeggiata anche in occasione dei 100 anni e anche quelle dei 101, 102 e 103. Oggi festeggiamo con lei i 104 anni insieme alla sua famiglia, i figli Alessandro e Roberto che sono nella foto, poi nuore, nipoti, pronipoti, nonna, la signora Irene che era presente alla festa, insomma la signora chiaramente ci scrivono, è stata molto contenta, ringrazia tutti gli abitanti di Bellocchi e non solo che sono passati a trovarla e le hanno telefonato per farle gli auguri, davvero auguri Anna, 104 anni, guardate qua, complimenti davvero. E allora il telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.